Allora, oggi in particolare sto continuando a campire le tracce che ho fatto con i vari tipi di rosa e soprattutto i tubi. Quindi diciamo che oggi è un lavoro di pittura, riempitura e aggiustamenti vari. E ora in particolare stavo facendo la testa, che quello è il punto quasi più critico perché è l'unico punto che ha soli punti ciechi, quindi in qualsiasi posizione uno si metta non vede assolutamente quello che c'è là sopra. Quindi diciamo che la sto tracciando abbastanza casualmente, cioè a occhio, da vicino, e una volta levati i punteggi spero che venga bene. Diciamo che tutto il pezzo è un po' complesso per la posizione in cui si trova, perché è proprio sull'angolo, quindi deve essere ideato con una prospettiva tale da essere vista bene sia dal punto di riferimento che è lì giù a metà della piazza, che anche bene o male dagli altri punti. E quindi questo braccio che taglia proprio in due questo angolo è stato molto complesso da ideare, quindi spero che stia venendo abbastanza bene. Perché poi c'è la mano che passa attraverso il muro e finisce dall'altra parte. E poi sicuramente una volta fatti tutti i riempimenti inizierò ad aggiungere dettagli, elementi, cavi di qualsiasi tipo, per soprattutto anche integrarmi meglio con Giacomo, per fare una struttura molto più organica. Allora, questa è un cyborg perché a metà, diciamo che non ha un genere, non ha un sesso preciso, cioè sì, può essere definita quasi ragazza, però è un umano, mezzo robot e mezzo umano, e rappresenta semplicemente l'anello di congiunzione che c'è tra tutto l'aspetto tecnologico e cyberpunk, diciamo, che abbiamo realizzato, che Giacomo ha realizzato nella prima parte di Astronave, con la parte invece naturalistica, più legata all'aspetto naturale, diciamo, originario della vita. Quindi è proprio sì, un anello di congiunzione, un'unione, infatti è proprio, diciamo, in mezzo tra queste due sfaccettature del muro, che va, diciamo, a cercare di armonizzare questi due aspetti, che in realtà adesso nella società di oggi un po' sono ancora in contrasto perché non si sa bene ancora come gestirli. Quindi c'è questa ambivalenza tra il mondo più naturale, il mondo più originario, che è diciamo quasi l'Eden, con invece tutte le tecnologie che stanno uscendo adesso, che stanno appunto sono un po' in conflitto con quello che è diciamo la vera natura dell'uomo. Invece, proprio tutto in realtà, il significato di questo muro è che queste due cose lentamente, se sfruttate a dovere e con coscienza possono convivere tranquillamente. Allora, ho appena finito di campire tutta stamattina, quindi adesso mi sono creata il colore per fare gli outline, quindi le linee di contorno di tutti i volumi, di un viola un po' più scuro. Quindi per quanto riguarda il volto dovrò fare meglio l'occhio, quindi fare il bulbo bianco e la pupilla e l'outline dell'occhio viola scuro. E dovrò rifinirmi benissimo tutto il volto, quindi finire anche di fare la linea delle labbra, un accenno di narice, il padiglione auricolare qui di questo orecchio e poi iniziare a rifinirmi tutto il contorno. Per ora sto iniziando da destra, sto facendo gli outline a blocchi, quindi ho fatto la mano, adesso passerò al volto e poi mi farò tutto il resto del corpo.